Ebbene sì, le uscite di WandaVision su Disney Plus sono finite. Un finale esplosivo per una serie partita però con un hype di pubblico abbastanza basso. Inutile far notare come tutti da mesi stiano aspettando con una certa ansia la serie Falcon e Winter Soldiers, mentre WandaVision un po' tutti l'abbiamo trattata con sufficienza. L'uscita del trailer fu tiepida, ma già da lì si poteva notare qualche cosa di molto positivo. Infatti ora ci troviamo davanti ad una serie che è incredibilmente ben fatta ed intelligente, con il plus di ampliare il background dei personaggi e introdurne di nuovo in maniera completa e non buttata lì. Perché ho detto che dal trailer già qualcosa si poteva intuire? Ma per lo stesso motivo con cui voi state intuendo cosa dovete fare, viste le grafiche in sovraimpressione. Tutta una questione di dettagli che il primo trailer in bianco e nero e 4/3 aveva mostrato. Tutto curatissimo e un chiaro mistero nel mistero che avvolgeva questa cittadina uscita da film come Pleasantville. WandaVision presenta un bel cast, un intreccio di eventi non comune e un continuo cambio di forma che impediscono allo spettatore di abituarsi a quello che sta guardando. I tempi corti dei primi episodi fanno giusto apprezzare i format televisivi del passato. Insomma, un lavoro tentato da molti, ma che quando riesce male, assume l'aspetto di Creators the Past. Vi suggerisco di recuperare il video a riguardo, leggetevi i commenti e mettetemi per piacere un bel like, perché i complottisti mi stanno assaltando in massa ed è veramente un casino. WandaVision funziona per la sua apparente semplicità, infatti per poter godere di questa serie non c'è bisogno di conoscere un granché del mondo Marvel, solo chi siano i due protagonisti, Wanda Maximoff e Visione. Per farlo la Disney ha preparato due episodi di Marvel Legends, giusto qualche minuto per riassumerci questi due personaggi. Il resto è tutto spiegato passo passo allo spettatore, appunto con l'intreccio ritmato e un'ottima performance sia di Elizabeth Olsen che di Paul Bettany, donando un coinvolgimento istantaneo. Soprattutto nel secondo episodio sembrava davvero di vedere un cast di una sitcom bello rodato da anni di lavoro assieme. Bellissima poi la performance della Han, che ti fa subito capire che ci sia qualcosa sotto il suo personaggio, ma non cosa. L'idea poi di prendere Evan Peters per interpretare Pietro Maximoff è pura genialità e lascia adito ad un possibile ricongiungimento degli X-Men nell'universo Marvel esteso. Per chi non lo sapesse, ma viene detto dalla stessa Wanda all'arrivo di Pietro, Evan non era l'attore del film Age of Ultron, ma dei recenti film degli X-Men. Probabilmente anche la differenza di budget dell'attore può aver influito. Rivediamo poi Kat Dennings, attrice già apparsa nei film di Thor e Randall Park, già visto in Ant-Man, entrambi nei loro ruoli dell'epoca. Nuovo personaggio è invece Monica, interpretata dalla Paris, che riappare 5 anni dopo lo schiocco delle dita più famoso dell'universo. Ora voglio parlare dei singoli 9 episodi di WandaVision e vado per assunto che li abbiate visti, sì, anche quello conclusivo di ieri, che è una vera e propria esplosione mentale, soprattutto nei titoli di coda. I primi episodi sono uno spasso, ricostruzioni perfette di sitcom delle epoche in cui sono ambientati. Si parte col primo negli anni 50, poi il secondo negli anni 60, 70, 80, 90. Tutto con relative sigle, sketch comici e modi attoriali di quelle epoche. Io ammetto di essere rimasto più affascinato da quello che dalla storia in sé, che procede quasi placidamente, con Visione e Wanda che lentamente capiscono che qualcosa non va. Ricordi che affiorano i comportamenti strani delle persone che a tratti sembrano risvegliarsi da un incubo. In tutto questo, la vicina di casa Agatha ronza sempre intorno ai due, anche quando la stessa Wanda, resasi conto che è lei l'artefice della situazione, è sorpresa dalla sua presenza poiché non l'aveva coinvolta. Chiaramente siamo all'interno di una bolla, in un paesino nel nulla degli USA. Questa situazione viene presto scoperta da due agenti, uno della SWORD e uno dell'FBI. Dispersa Monica parte subito la mobilitazione generale per capire che stia succedendo. Come si addice a militari USA di professione, agiscono con così tanto tatto che Wanda si arrabbia un botto e assimila diversi di loro nella sua simulazione.
Purtroppo Visione ha sempre però più sospetti che qualcosa non quadri e che sia colpa di Wanda. C'è da dire che l'arrivo poco prima di Pietro non è così fondamentale, ma serve per introdurre Agatha Harkness, che vuole assimilare il potere di Wanda, a cui affibbia pure il nome di Scarlet Witch, essendo lei istintivamente in grado di usare la magia senza averla mai studiata. Ci troviamo quindi con Scarlet nelle mani di Agatha, Visione che ha scoperto il meccanismo e i figli della coppia avuti nella simulazione rapiti, l'agente Monica che è riuscita a rientrare dopo essere stata scacciata ma che presenta strani poteri e infine gli agenti dello SWORD che hanno appena risvegliato qualcosa che potrebbe assomigliare di più ad un Ultron che ad un Visione. Insomma, un arrivo totalmente in crescendo per questo ultimo episodio conclusivo che mi ha lasciato incredibilmente soddisfatto, proprio come il finale della terza stagione di Discovery. Sì, proprio uguale. La puntata si apre con una battaglia a quattro, Agatha contro Scarlet e Visione contro Visione. Non immaginatevi però uno scontro fisico come quello nei film degli Avengers, anzi è qualcosa di più fine e psicologico. Mi ha infatti stupito e non poco la battaglia verbale e logica in biblioteca tra il Visione digitale e il Visione bianco, manco fossimo nel Signore degli Anelli. La figura più inutile di tutti la fanno però i militari, rendendosi ridicoli nel tentativo di entrare a sorpresa per vincere su tutti. Lo ammetto, mi ha strappato una risata. A questo punto però è palese che Monica nasconda qualcosa essendosi fatta attraversare da una serie di proiettili, ma scopriremo di più nelle scene finali. La situazione però si fa tragica perché Agatha sta assorbendo i poteri di Wanda ed è qui che Wanda gioca di furbizia, cosa che non sembra aver fatto per tutto il resto della stagione, e chiude Agatha tra quattro rune impedendole di usare la sua magia e anzi assorbendo la sua. Ora è davvero nata Scarlet Witch. I restanti minuti sono il ritorno alla normalità della cittadina e un addio ai figli e a Visione creati in quella simulazione. Un addio bello e intenso che però secondo me si è trascinato un filo troppo. Adesso non rimane altro che le due scene conclusive, la prima dedicata a Monica, che quasi sicuramente è Spectrum, e che viene presumibilmente convocata dal buon vecchio Fury nella sua stazione spaziale. Il secondo finale è invece dedicato a Scarlet Witch, che mentre sta studiando il libro dei dannati sente la voce dei suoi due figli che la chiamano in soccorso. Che adesso Scarlet Witch sia più forte del Doctor Strange, ma soprattutto, dove è andato Visione il Bianco? A queste domande solo il tempo risponderà. Direi quindi che è tutto, ma concedetemi due parole su Falcon e Soldato d'Inverno. Ah, giusto, ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentate e condividete questo video. E se poi vi avanza qualche bitcoin, c'è sempre il link per la donazione. Venendo quindi alla miniserie che inizierà il prossimo venerdì, io sono un po' interdetto, primo perché Falcon non mi piace proprio per nulla, e poi perché dal trailer la trama non mi convince così tanto. Lo guarderò giusto per Bucky e soprattutto per Daniel Brühl, che interpreta Zemo. Sono due attori per me molto bravi. Noi ci si vede al prossimo video. Ciao!